lettori di libri economici e maniaci di internet? Oppure tutti viviamo davvero all'interno di un piano perfettamente architettato da altri? Guerre, rivoluzioni, movimenti sociali, attacchi terroristici. A tutto viene data una spiegazione ufficiale, ma forse niente è ciò che sembra essere. Oggi cercheremo di svelare l'incredibile mondo delle società segrete. Fra tutte le società segrete conosciute, una si distingue dalle altre per alcune caratteristiche che la rendono particolarmente minacciosa. I principi sleali, lo scandalo e la paranoia che ha provocato, e ancora più inquietante, il sospetto che sin dalla sua creazione sia intervenuta in tutti i principali eventi della storia mondiale. Gli Illuminati di Baviera sono la società segreta più spaventosa della storia. Oltre 200 anni fa, qui in Germania, nell'elettorato indipendente della Baviera, si stava formando una società segreta, il cui obiettivo era dominare il mondo. La sua strategia? Abolire le religioni e i governi per avere il controllo dell'umanità sotto uno Stato unificato, privo di nazioni e confini e governato da un solo capo. Il nome della società? Gli Illuminati. Forse non ne avete mai sentito parlare, o forse conoscete alcune delle teorie che li incolpano di tutte le cose terribili che sono successe. Teorie che intrecciano fatti verificabili con deliranti ipotesi di cospirazione, che vanno dalla nascita degli Stati Uniti all'arrivo degli alieni, e in cui ricorre il principio fondamentale degli Illuminati, la creazione di un nuovo ordine mondiale. Forse anche il gran miscuglio di informazione e disinformazione che oggi pervade i media fa parte di un piano più grande e inquietante. L'Ordine degli Illuminati è stato bandito ufficialmente oltre 200 anni fa. Riesaminando attentamente i fatti accaduti fino a oggi, però, troviamo una preoccupante serie di coincidenze, le quali sembrano indicare che gli Illuminati sono ancora tra noi e che il loro potere, lontano dall'essersi indebolito, è ancora molto evidente. Per scoprire quanto di tutto ciò è vero e quanto è inventato, prima studieremo quello che la storia ci dice su quest'ordine misterioso, poi indagheremo su quanto è successo dopo l'eliminazione dell'ordine e infine trarremo le nostre conclusioni. Il 1 maggio 1776, Adam Weishaupt, un giovane professore di diritto canonico all'Università della Baviera, fonda l'Ordine dei Perfettibili, conosciuti anche come gli Illuminati. Anche se l'ordine è influenzato dalle idee illuministiche dell'epoca, il suo nome è ispirato agli Alumbrados spagnoli e agli Illuminé francesi. Vecchie sette gnostiche che sostenevano la comunione tra uomo e Dio senza l'intermediazione della Chiesa. Inizialmente, gli obiettivi degli Illuminati sembrano del tutto inoffensivi e filantropici. Per stimolare umanità e socievolezza, sostieni la virtù quando è minacciata dal vizio. Per promuovere lo sviluppo delle persone meritevoli e favorire il profitto di quelle che sono prive di educazione. Adam Weishaupt. Sappiamo poco di Adam Weishaupt, ma era senza dubbio un uomo misterioso. Persino il suo nome nascondeva qualcosa. Adam Weishaupt in tedesco può essere spezzato così. Adam, il primo uomo. Weiss, conoscenza o saggezza. Haupt, comandante. Vale a dire il primo uomo che comanda la saggezza. Il nome definisce il suo ruolo nell'ordine che aveva stabilito e nel progetto inquietante che proponeva. Adam Weishaupt nasce nel 1748 a Ingolstadt, in Baviera, da genitori ebrei. Convertito al cattolicesimo, viene cresciuto ed educato dai gesuiti. Intellettuale precoce, diventa preside dell'Università Gesuita di Diritto Canonico di Ingolstadt all'età di 28 anni. Nonostante il suo evidente fervore religioso e il suo ardore cattolico, Adam Weishaupt è ossessionato dai riti degli Egizi e ha anche contatti regolari con i frammassoni,
nemici storici della Chiesa Cattolica. Come molti pensatori dell'epoca, ammira Jean-Jacques Rousseau, il quale sostiene che per natura l'uomo è nobile e libero e può essere governato senza lo Stato o le istituzioni religiose. L'unica regola che va insegnata ai bambini è che non bisogna mai sottomettersi a nessuno. Jean-Jacques Rousseau. Gli Illuminati vennero creati all'interno della loggia massonica a cui apparteneva Weishaupt. All'epoca la framassoneria era già una società segreta influente e la sua estrema segretezza e vicinanza alle autorità l'aveva trasformata nel terreno ideale per l'ordine di Weishaupt, che aveva iniziato a infiltrarvisi. I framassoni, quindi, consapevolmente o meno, avrebbero contribuito al progetto degli Illuminati. Per il suo ordine, Adam Weishaupt adotta la rigida struttura gerarchica paramilitare dei gesuiti e la divide in 13 gradi. Il primo livello è il vivaio, con 4 gradi. Preparatorio, novizio, minervale, illuminatus minor. Il secondo livello è la framassoneria, suddivisa in 2 ordini. Simbolico, con i gradi di apprendista, confratello e maestro, e scozzese, con i gradi di Illuminatus Major e Illuminatus Dirigens. Il terzo livello è quello dei misteri, suddiviso in 2 ordini. Misteri minori con i gradi di prete e reggente, e misteri maggiori con i gradi di magus, rex o areopagita. Stranamente, l'ordine aveva una struttura incompleta. C'erano molti minervali, ma nessuno raggiungeva i gradi più alti, che quindi esistevano solo idealmente. Così, Weishaupt si autoproclamò areopagita. Fino al 1780, l'ordine degli Illuminati è conosciuto soltanto all'interno della Baviera. Ma con l'inclusione del barone Kinega, un appassionato framassone riformatore, affluiscono reclute da altri posti. Vengono istituite nuove accademie per minervali e imposti severi codici di segretezza. All'interno dell'ordine, novizi e minervali non conoscono nessuno oltre al loro istruttore. Se dopo 3 anni come minervali vengono scelti per continuare l'addestramento, diventano illuminati minores e possono sapere qualcosa di più riguardo ai veri obiettivi dell'ordine. Adam Weishaupt studiò per il suo ordine un complesso sistema di codici e pseudonimi che successivamente consentì agli adepti di continuare a lavorare nell'ombra. Quella degli Illuminati divenne una società segreta nascosta in un'altra società segreta, la Framassoneria. Presto divenne chiaro che i veri obiettivi di Weishaupt e dei suoi Illuminati andavano ben oltre il semplice altruismo. L'ordine è rappresentato dalla lettera O con un punto nel mezzo. Tutti ricevono uno pseudonimo ispirato agli antichi romani e greci. Adam Weishaupt è Spartaco. Il barone Kinege è Filone. Franz Xavier von Sack è Catone. Il marchese di Costanza è Diomede, e così via. Anche città e regioni hanno nomi greci in codice. Monaco è Atene. Francoforte è Tebe. La Baviera è la Grecia. Le lettere sono sostituite dai numeri nei gradi più bassi e dai geroglifici in quelli più alti. Appena 7 anni dopo aver fondato l'ordine, Adam Weishaupt si vantava di avere oltre 600 adepti solo in Baviera e molti altri nel resto d'Europa. L'ordine attirava persone influenti, compresi nobili e membri del clero. Paradossalmente, fra gli Illuminati si possono trovare elementi attivi della Chiesa Cattolica. Forse queste reclute sono membri del clero di larghe vedute, che sono stati attratti dalle idee innovative e umanistiche dell'ordine. È altrettanto probabile, però, che la Chiesa Cattolica abbia deciso di infiltrarsi fra gli Illuminati per scoprire qualcosa in più sui loro veri obiettivi. Se è così, i risultati saranno presto evidenti.
L'ordine si estese in un lampo in tutta Europa e le autorità costituite, la Chiesa Cattolica e la stessa Framassoneria, cercarono di frenarne l'espansione. Weishaupt fu esiliato, ma continuò a lavorare nell'ombra. I documenti segreti sui suoi piani vennero scoperti, ma ormai la confraternita si era espansa e le sue diramazioni erano pronte ad agire in totale segretezza. Nel 1790, l'Ordine degli Illuminati cessa ufficialmente di esistere in Baviera, Prussia e negli altri domini corrispondenti all'attuale Germania. Forse però questa scomparsa è solamente una finzione. Dopotutto, una società segreta agisce nell'ombra e quando viene scoperta deve morire per continuare a vivere. L'ordine in sé forse era morto, ma i suoi obiettivi no. Il fuoco degli Illuminati si era acceso ed era inestinguibile. Per restituire all'uomo i suoi fondamentali diritti di uguaglianza e libertà, dovremo iniziare distruggendo ogni religione e società civile e finire abolendo la proprietà. Adam Weishaupt. La società segreta conosciuta come Ordine degli Illuminati è nata alla fine del XVIII secolo. Non è stata né la prima né l'ultima società segreta. Il suo nome, però, ricorre da sempre nelle teorie cospirative secondo le quali l'ordine è attivo ancora oggi. Il barone Adolf Knigge diventò membro dell'Ordine degli Illuminati 5 anni dopo la sua creazione. Fu lui il responsabile della rapida espansione dell'ordine e del tentativo di infiltrazione nella framassoneria. Per Knigge, nobile e pieno di debiti, frammassone, letterato e occultista, gli Illuminati davano un nuovo senso alla vita. Il barone entrò a far parte dell'ordine e lavorò per la causa degli Illuminati con fervore e convinzione. In pochissimo tempo riuscì a infiltrarsi in gran parte delle principali logge massoniche, fatta eccezione per quella inglese e quella scozzese, che forse rifiutarono le idee liberali di Knigge a causa del loro conservatorismo. 4 anni dopo essere entrato nell'ordine, il barone Knigge se ne andò. Accusò Weishaupt di essere un tiranno con mania di grandezza, un megalomane che ingannava i suoi seguaci affermando che l'ordine aveva un'origine antica, quando invece era un culto nuovo, creato ad hoc per la sua gloria personale. Gli eventi che seguirono convalidarono le accuse di Knigge. L'innocente e caritatevole Ordine degli Illuminati aveva obiettivi disonesti. E grazie al barone Knigge aveva ottenuto la capacità di raggiungerli. Poco dopo la diserzione di Adolf Knigge, in Baviera gira voce che un ordine segreto è intenzionato ad abbattere le istituzioni statali e religiose per creare un nuovo ordine mondiale, guidato da un unico governo. Questa informazione può essere arrivata solo da Knigge o dai gesuiti infiltrati, che hanno certamente assistito a strani riti di iniziazione. Si parlò molto dei rituali delle società segrete, compresi quelli degli Illuminati. Forse i gesuiti decisero che era arrivato il momento di agire. Dopo la loro testimonianza, la Chiesa Cattolica costrinse l'elettore di Baviera a bandire l'ordine. Ci sono 3 stanze. Nell'ultima c'è un trono rosso riccamente decorato. Dall'altra parte c'è un tavolo con una tovaglia rossa su cui sono poggiati gli indumenti del reggente. Una corazza di cuoio bianco con una croce rossa e un mantello bianco con un'altra croce rossa. Il candidato attraversa la stanza vestito da schiavo con le mani incatenate. Il reggente gli dice: «Fermo, solo gli uomini liberi possono entrare». I difensori rispondono: «È libero, è fuggito dai suoi oppressori per unirsi alla confraternita». La stanza è rossa e luminosa. Sul trono siede il provinciale e gli altri reggenti sono al centro della stanza. La prima stanza è nera, viene usata per la preparazione del novizio e al centro, sopra una piattaforma, c'è uno scheletro umano sotto cui giacciono una corona e una spada. Che cosa pensi di queste tristi spoglie? Appartenevano a un nobile o a un contadino? Il candidato non deve rispondere. Poco dopo riceve la spiegazione. La condizione umana è l'unica cosa che conta.
Poi il candidato presta giuramento. Questi rituali sembrano piuttosto semplici e gli obiettivi di Weishaupt irraggiungibili. Tuttavia, continuando ad analizzare gli eventi storici successivi, il nostro sorriso potrebbe trasformarsi in una terribile smorfia. Nel 1783, quattro professori dell'Accademia Marianne vengono interrogati dal tribunale perché appartengono all'ordine. Alla fine, ammettono tutti che gli Illuminati abiurano la cristianità e sostengono il piacere dei sensi, la libertà, l'uguaglianza e il diritto di suicidarsi. La confessione venne resa pubblica e fece scalpore. Fino a che punto gli eretici si erano infiltrati nella società? Quali erano i loro piani per dominare il mondo? Chi erano davvero questi nemici della Chiesa e dello Stato? L'elettore di Baviera intende estirpare questo male, come lui lo definisce, e fa passare una legge che vieta qualsiasi tipo di incontro segreto, una misura così generica da colpire tutta la framassoneria. Alla fine, con un'altra legge, bandisce tutti gli Illuminati. Nel 1786 viene perquisita la casa dell'avvocato von Sack e vengono confiscati documenti e carteggi. A segnare il destino dell'ordine, però, fu uno strano incidente, del quale chi si opponeva agli Illuminati approfittò subito per sferrare loro il colpo finale. Il 10 luglio 1785, un uomo misterioso cavalca rapidamente sotto i cieli tempestosi della Baviera. È l'apostata Abbot Lanz, amico e messo privato di Adam Weishaupt, un Illuminato. L'uomo non giunge a destinazione. Un fulmine lo colpisce alla testa. Di lui non resta che il corpo carbonizzato. Stranamente, i fogli che aveva con sé non si sono bruciati. Quando le autorità perquisiscono il suo sacco, trovano lettere e documenti in grado di incriminare i membri dell'ordine. Weishaupt non riesce a evitare la divulgazione delle informazioni riservate sui suoi veri obiettivi e sui membri più importanti dell'Ordine degli Illuminati. I fogli scritti di suo pugno, contenenti i piani per dominare il mondo e per abolire Stato, religione e proprietà privata, vengono alla luce. Inizia così la fobia degli Illuminati, che non finirà mai. L'episodio del messo colpito dal fulmine segnò il destino degli Illuminati. Il loro mondo sembrava giunto al termine, ma i fatti successivi dimostrano che, nonostante quegli imprevisti, l'influenza di Weishaupt rimase invariata, rendendolo praticamente intoccabile. Nel 1785 Weishaupt viene licenziato dall'università ed espulso dalla Baviera. Stranamente, invece di mandarlo in prigione, le autorità gli offrono un'indennità di 800 fiorini all'anno, che lui però rifiuta. Weishaupt va in esilio e dichiara che l'ordine ritornerà 10 volte più potente di prima. Ancora oggi ci si chiede se abbia mantenuto la sua parola. Considerando la gravità delle accuse, la leggerezza delle condanne è piuttosto sospetta. Alcuni Illuminati ebbero addirittura la fortuna di essere risarciti in denaro. Forse l'ordine aveva già un'influenza politica ed economica tale da fare pressione sulle autorità? Di fatto, il loro esilio forzato ebbe un effetto indesiderato: la diffusione dell'ordine degli Illuminati ai quattro angoli del mondo. Adam Weishaupt trovò un rifugio sicuro a Regensburg, dove pubblicò un pamphlet in cui chiarificava i principi caritatevoli dell'ordine. Poi prese la residenza a Gotha, il cui duca era un Illuminato. La versione ufficiale dice che abbandonò tutte le attività politiche e si rappacificò con la Chiesa Cattolica. Dopodiché trascorse una vita tranquilla, lontano dalle cospirazioni. Un esilio tanto comodo e tranquillo è una fine sospettosamente serena per il principale cospiratore dell'epoca. È logico credere che Adam Weishaupt abbia continuato a lavorare nonostante non si parlasse più di lui. E anche se lui si era effettivamente ritirato, l'ordine degli Illuminati ormai aveva una vita propria.
come venne scoperto in seguito durante uno degli episodi che scossero la civiltà occidentale e gettarono le basi per un nuovo ordine mondiale, cioè la Rivoluzione francese. Nel periodo di massimo splendore, l'Ordine degli Illuminati allunga i suoi tentacoli fino in Francia. Lì recluta, fra gli altri, Frédéric de Dietrich, sindaco di Strasburgo, Honoré de Mirabeau, un politico, e il duca di Orléans, che raccoglieva seguaci per le logge massoniche di Parigi. La forza del nostro ordine sta nella sua segretezza. Questo non dovrà mai apparire con il proprio nome, ma sempre celato sotto altri nomi e altre occupazioni. Adam Weishaupt. La relazione fra Illuminati e Giacobini durante la Rivoluzione francese del 1789 viene denunciata da uno dei più attivi denigratori dell'ordine, Abbot Augustin Baruel. Anche l'autore massone scozzese John Robison dedica un lungo e prolisso capitolo della sua opera a quella che lui definisce influenza degli Illuminati sulla Rivoluzione. Robison sostiene che Weishaupt e il Circolo degli Illuminati controllavano insieme al Circolo dei Giacobini l'Assemblea Nazionale e che da Parigi governavano tutta la Francia. Ci si chiede se gli Illuminati abbiano agito in buona fede per liberare la Francia dalla monarchia, oppure se la rivoluzione fosse finalizzata alla creazione del nuovo ordine mondiale, indipendente da monarchia e religione, ma sotto il controllo degli Illuminati. Tutta la documentazione riguardante l'ordine è andata distrutta nella Seconda Guerra Mondiale, in seguito ai bombardamenti delle città tedesche da parte degli alleati. Gli Illuminati erano eroi che combattevano per il trionfo della libertà e dell'intelletto o pazzi che volevano schiavizzare il mondo? La risposta non è una sola, perché la storia può essere interpretata in tanti modi e il tempo non ha aiutato a risolvere l'enigma. Poco prima del suo apparente scioglimento, l'Ordine degli Illuminati è presente in oltre 25 grandi città europee, tra le quali Monaco, Londra, Vienna, Parigi e Napoli. In poco tempo il suo nome viene associato a personaggi illustri e a clan e famiglie potenti, che ancora oggi continuano a decidere le sorti dell'intero pianeta. Qui termina la storia ufficiale e le tracce dell'Ordine degli Illuminati scompaiono. Adam Weishaupt morì nel 1830, ormai apparentemente fuori da qualsiasi attività segreta. Ma qualcuno notò che il piano degli Illuminati di dominare il mondo coincideva sospettosamente con molti degli eventi che in apparenza avvennero per volere del popolo. Principi e nazioni scompariranno dal pianeta senza violenza. La razza umana diverrà un'unica grande famiglia e il mondo sarà la dimora dell'uomo ragionevole. Adam Weishaupt. Nel 1790, anno della sua disgregazione, l'Ordine degli Illuminati vanta esponenti in tutte le principali città europee. Il tentativo della Chiesa Cattolica di sradicare e distruggere l'Ordine e la politica di persecuzione nei confronti dei suoi membri danno esattamente l'effetto contrario. Una volta dispersi, gli Illuminati arrivano ovunque e nell'ombra si muovono come pesci nell'acqua. Anche dopo l'apparente smantellamento dell'ordine, molti rimasero convinti che gli Illuminati non avessero cessato di operare. La loro rete di infiltrati era talmente vasta che ogni massone poteva essere un Illuminato. Così venne proibita tutta la framassoneria. La reputazione degli Illuminati raggiunse anche il Nuovo Mondo. I libri di Abbot Augustin Baruel e John Robison, che allertavano il mondo contro l'imminente pericolo, erano stati pubblicati anche negli Stati Uniti e fra i lettori si diffuse il panico. La paranoia attraversò l'Atlantico. Nel 1776, anno in cui Weishaupt fonda il suo ordine e inizia a infiltrarsi nella framassoneria, gli Stati Uniti ottengono l'indipendenza. Molti dei padri fondatori sono massoni e forse alcuni vengono poi reclutati dagli Illuminati.
Diverse comunità religiose americane si sentono minacciate dalla libertà di culto garantita dalla nuova Costituzione, che considerano parte della cospirazione dell'Ordine degli Illuminati. Nel 1798, il presidente degli Stati Uniti, John Adams, proclama il 9 maggio giornata di digiuno e preghiera per chiedere a Dio Onnipotente di proteggere e benedire la nazione. Viene puntato il dito contro l'ordine di Weishaupt e nel New England si diffonde la paranoia. Dobbiamo lottare e fare tutto il possibile per favorire l'arrivo degli Illuminati in tutte le posizioni pubbliche più importanti. Adam Weishaupt. A Boston, il reverendo Jedediah Morse dedica i suoi sermoni alla minaccia degli Illuminati. I mezzi di informazione amplificano e diffondono le sue parole, ma non vengono mai trovate prove concrete di una cospirazione da parte dell'Ordine. Un paese immensamente vasto, ricco e potente, in cui la frammassoneria era accettata e diffusa, era certamente un terreno fertile per gli Illuminati. Fino a che punto, quindi, la paura diffusasi nel New England era basata esclusivamente su assurde teorie di cospirazione promosse da zelanti capi religiosi? Dopo aver letto Abbot Augustin Barruel, persino Thomas Jefferson prende le difese di Weishaupt. Nel 1800 scrive al suo amico James Madison: Adam Weishaupt crede nell'infinita perfettibilità dell'uomo. Pensa che con il tempo diverrà talmente perfetto che sarà in grado di governarsi da solo in qualsiasi circostanza, senza danneggiare nessuno, per non lasciare ai governi la possibilità di esercitare il loro potere su di lui. E ovviamente per rendere inutile la politica. E questo non è poi così lontano dai nostri ideali. Il Partito Federalista, fondato da Alexander Hamilton, il principale oppositore di Jefferson, dichiarò che lui e tutti i democratici repubblicani erano controllati dagli Illuminati. La cosa non venne mai provata. Il partito di Jefferson è il progenitore dell'attuale Partito Democratico degli Stati Uniti, opposto a quello repubblicano. La fobia degli Illuminati scomparve nel XIX secolo. Quasi 100 anni dopo, però, ricomparve più forte che mai. All'inizio del XX secolo, l'autrice inglese di destra, Nesta Webster, dichiara, senza fornire alcuna prova, che in Virginia e in 14 città americane è attiva una loggia dell'Ordine degli Illuminati fin dal 1786. Secondo la sua teoria, questo ha dato vita a una forma di teocrazia occulta che coinvolge ebrei, cabalisti, massoni, anarchici, illuminati, occultisti ed eretici. L'ignoranza e il razzismo di Nesta Webster contribuiscono così a ravvivare l'interesse nei confronti dell'ordine che lei tanto aborre. E l'antisemitismo entra formalmente a far parte della teoria della cospirazione. Purtroppo, sembra proprio che non esista teoria cospirativa che non includa gli ebrei. Gli scritti di Nesta Webster possono aver fomentato l'odio, ma comunque per molti anni, prima e dopo di lei, le teorie sulla dominazione del mondo hanno sempre chiamato in causa il potere economico, specialmente quello delle banche internazionali, spesso collegate erroneamente solo agli ebrei. La teoria della cospirazione degli Illuminati non fa eccezione. Molti storici sostengono che le attività bancarie internazionali sono state gestite per secoli dagli Illuminati ebrei. E che nelle guerre questi hanno finanziato entrambe le parti, con l'obiettivo di arrivare al caos e all'anarchia, condizione nella quale sarebbe nato spontaneamente il nuovo ordine mondiale controllato dagli Illuminati. La bestia nera degli amanti delle cospirazioni è la famiglia Rothschild. Immensamente potente, guarda caso, ebrea. Secondo la storia, però, le cose stanno diversamente. L'unico collegamento fra i Rothschild e gli Illuminati è il fatto che Meir Amschel, il patriarca, aveva fra i suoi tanti clienti il principe Guglielmo di Hesse-Kassel, che sembra fosse uno dei primi membri dell'Ordine degli Illuminati. È vero che i Rothschild, insieme alla maggior parte dei banchieri europei, hanno finanziato guerre e rivoluzioni. Ma questa attività, pur se moralmente discutibile,
non dimostra certo che fossero cospiratori o illuminati. Il collegamento tra ebrei e illuminati non fu accertato. Tuttavia, agli inizi del Novecento, un'altra scrittrice inglese, Lady Queensborough, denunciò l'esistenza di una cospirazione mondiale sostenuta da ebrei e illuminati. I suoi libri non erano basati su ricerche attendibili e non fornivano prove concrete, ma ebbero comunque molto successo. Non dimentichiamo che proprio in quel secolo Hitler salì al potere e che fra le sue vittime ci furono 6 milioni di ebrei. Le teorie cospirative collegano agli illuminati ebraismo, attività bancarie internazionali e dominazione del mondo. Però Adam Weishaupt scrive: ebrei, pagani, donne, monaci e membri di altre società sono esclusi dall'ordine. Gli illuminati sono per la maggior parte cristiani dalla nascita. Molti di questi provengono dalla nobiltà e alcuni sono addirittura preti. Per donne ed ebrei sono state costituite logge e accademie separate. Nonostante questo, molti credono che i protocolli dei savi anziani di Sion siano il verbale di un congresso degli illuminati durante il quale un gruppo di ebrei delineò i piani per governare il mondo. In realtà si tratta di un documento falso, redatto dalla polizia segreta dello zar per fomentare l'antisemitismo. Hitler sfrutta questo libello per alimentare l'odio nei confronti degli ebrei e denuncia l'esistenza di una cospirazione giudaico-massonica. Il fatto curioso è che molti dei più accaniti cacciatori di cospiratori che attaccano ebrei e framassoneria non esitano ad accusare Hitler di essere lui stesso un illuminato convertito, insieme a Stalin e a Marx. Alla fine vengono messi nello stesso calderone marxisti, bolscevichi, banchieri, ebrei e nazisti. Un'unione decisamente improbabile. Gli ebrei non furono i soli ad essere presi di mira. Gli illuminati vennero collegati, più o meno frequentemente, a qualsiasi figura in grado di alimentare una mania di persecuzione, terroristi, demoni, persino extraterrestri. Ed è a questo punto che l'informazione diventa disinformazione. Nel 1976, lo scrittore Des Griffin riprende la teoria secondo la quale gli illuminati nascono dalla ribellione degli angeli del Signore e dall'espulsione di Lucifero. Lucifero significa portatore di luce ed è quindi facilmente collegabile alla parola illuminato. Nemmeno Weishaupt avrebbe mai pensato a una cosa del genere. Altri autori sostengono che l'ossessione degli illuminati per il potere provenga dal cervello rettiliano, la parte cerebrale che controlla le reazioni istintuali. Secondo queste teorie, a dir poco assurde, gli illuminati non sono altro che rettili galattici travestiti da esseri umani. Cercando in internet il nuovo ordine mondiale, troviamo quasi un milione di pagine web, molte delle quali dal contenuto discutibile. La stupidità di certe teorie e la disinformazione saltano agli occhi. Perché si parla tanto di un piccolo gruppo di presunti cospiratori apparentemente scomparsi più di 2 secoli fa? E se la paura non fosse del tutto infondata? Del resto, se analizziamo l'attuale assetto mondiale, i principali obiettivi degli illuminati sono stati raggiunti, o sono sul punto di esserlo. Coincidenze? Oppure la miriade di teorie cospirative serve solamente a distogliere l'attenzione da alcuni fatti che sono inconfutabili? Controlleremo l'intera umanità. Segretamente influenzeremo qualsiasi trattativa politica. Adam Weishaupt. Dal 1790, anno del suo scioglimento, l'Ordine degli Illuminati è la preda preferita di una folta schiera di cacciatori di cospirazioni. Viene accusato delle cose più svariate: riti satanici, esperimenti scientifici in dimensioni parallele, contatti con gli alieni e altre assurdità del genere. Tutta questa disinformazione nasconde alcuni fatti storici che coincidono perfettamente con il piano originale degli Illuminati di generare
un nuovo ordine mondiale. Il modo migliore per celare un segreto è gridarlo nella piazza del mercato. E il caso degli Illuminati lo dimostra. Infatti, se analizziamo attentamente alcuni dei principali eventi mondiali degli ultimi due secoli, scopriamo che gli ideali di Weishaupt e degli Illuminati sembrano avere dato i loro frutti. Cominciamo dal primo progetto: porre fine ai governi autoritari. Dalla creazione dell'ordine, le monarchie europee hanno indubbiamente perso il loro potere effettivo. Quasi tutti i paesi moderni sono democrazie costituzionali. E le poche famiglie reali rimaste sono puri ornamenti del potere, oppure una specie di attrazione turistica. La rivoluzione russa non ha solo messo fine alla monarchia, ma ha anche abolito la proprietà privata, un altro degli obiettivi degli Illuminati. L'Unione Sovietica, seguita in poco tempo da tutte le nazioni occidentali, raggiunge anche un altro degli obiettivi dell'Ordine degli Illuminati: la parità di diritti fra uomini e donne. Passiamo al secondo progetto: unificare il mondo sotto un unico governo. I sostenitori della teoria cospirativa affermano che la nascita nel 1945 delle Nazioni Unite e prima quella della Società delle Nazioni altro non sono che la concretizzazione del sogno degli Illuminati. Creare un organismo sovranazionale in grado di approvare risoluzioni che gli Stati membri devono seguire se non vogliono pagarne le conseguenze. L'aspetto più terrificante di questa teoria è che per costituire le Nazioni Unite ci si è serviti della Seconda Guerra Mondiale, nella quale hanno perso la vita milioni di persone. Secondo la teoria cospirativa, in pratica tutte le guerre recenti rientrano nel piano degli Illuminati. Al di là di tutto rimane il fatto che il sogno di creare un nuovo ordine mondiale sotto un governo unificato oggi è più vicino alla realizzazione di quanto non fosse 200 anni fa. Passiamo al terzo progetto: far scomparire la religione. Quando Weishaupt parla di religione, si riferisce a quella europea, il cristianesimo. E qual è la condizione del cristianesimo oggi? Grazie alle attività segrete dell'ordine, o forse alla crescente influenza delle dottrine umanistiche e razionalistiche, dalla creazione degli Illuminati la Chiesa sta progressivamente perdendo la propria influenza. La scienza e l'intelletto hanno invaso il terreno un tempo dominato dalla fede. E rispetto a due secoli fa, oggi nelle nostre vite c'è molto meno spazio per la religione. Spazio che continua a ridursi grazie alle moderne e più effimere forme di culto che attaccano i dogmi fondamentali del cattolicesimo. Divorzio, aborto ed eutanasia sono gli effetti più evidenti dell'indebolimento strutturale dell'un tempo onnipotente Chiesa romana. L'ultimo progetto è costituire il nuovo ordine mondiale. Ed è proprio quello che sta avvenendo con la globalizzazione. Sembra la concretizzazione del sogno degli Illuminati. Libera circolazione di capitali e di informazione e la sensazione di avere maggiore controllo sulle proprie scelte. Ma la verità è che i capitali, le informazioni e Internet vengono manipolati da un'unica potenza mondiale. Stiamo vivendo nel mondo ideato da Adam Weishaupt? Viene spontaneo chiedersi: chi è l'attuale capo dell'Ordine degli Illuminati? E chi sono i successori di Weishaupt, se esistono? Molti sostengono di essere gli eredi degli Illuminati, ma di solito si tratta di sette o piccole congreghe che nessuno prende sul serio e che non costituiscono una minaccia. I sostenitori delle teorie cospirative puntano il dito contro gli Stati Uniti, facendo riferimento al discorso fatto al Congresso il 6 marzo del 1991 dal presidente George Bush, ex direttore della CIA. Bush usò l'espressione nuovo ordine mondiale dopo aver sconfitto Saddam Hussein con la guerra che molti considerano solo un atto imperialistico contro un paese produttore di petrolio. What is at stake is more than one small country.
It is a big idea. A new world order where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind. L'accusa contro gli Stati Uniti non regge, dal momento che il loro governo è uno dei più conservatori del mondo. Ma questo fatto basta per eliminare i sospetti? Non potrebbe essere anche questa un'ingegnosa trovata dell'ordine degli Illuminati? Dopotutto, sulla banconota da un dollaro c'è scritto Novus Ordo Seclorum, cioè nuovo ordine delle stirpi. In altre parole, nuovo ordine mondiale. Molti dei padri fondatori non erano forse massoni? Così come diversi personaggi pubblici di spicco che si affiliarono alla framassoneria proprio quando si erano infiltrati gli Illuminati. Bisogna parlare a volte in un modo e a volte in un altro, così che per i membri inferiori i nostri veri obiettivi risultino sempre imperscrutabili. Il fine giustifica i mezzi. Adam Weishaupt. L'idea che molti paesi potenti siano controllati dagli Illuminati è senza dubbio assurda. Ma a pensarci fa comunque venire i brividi. Se fosse vero, dovremmo chiederci che cos'altro ha in serbo per noi l'ordine. E soprattutto, fin dove è arrivato a infiltrarsi. La cospirazione degli Illuminati è solo frutto delle menti di scrittori di bestseller ed esaltati? O ci stiamo inevitabilmente dirigendo verso un nuovo ordine mondiale? Di libri economici e maniaci di internet? Oppure tutti viviamo davvero all'interno di un piano perfettamente architettato da altri? Guerre, rivoluzioni, movimenti sociali, attacchi terroristici. A tutto viene data una spiegazione ufficiale, ma forse niente è ciò che sembra essere. Oggi cercheremo di svelare l'incredibile mondo delle società segrete. Fra tutte le società segrete conosciute, una si distingue dalle altre per alcune caratteristiche che la rendono particolarmente minacciosa. I principi sleali, lo scandalo e la paranoia che ha provocato, e ancora più inquietante, il sospetto che sin dalla sua creazione sia intervenuta in tutti i principali eventi della storia mondiale. Gli Illuminati di Baviera sono la società segreta più spaventosa della storia. Oltre 200 anni fa, qui in Germania, nell'elettorato indipendente della Baviera, si stava formando una società segreta, il cui obiettivo era dominare il mondo. La sua strategia? Abolire le religioni e i governi per avere il controllo dell'umanità sotto uno Stato unificato, privo di nazioni e confini e governato da un solo capo.
Il nome della società? Gli Illuminati. Forse non ne avete mai sentito parlare, o forse conoscete alcune delle teorie che li incolpano di tutte le cose terribili che sono successe. Teorie che intrecciano fatti verificabili con deliranti ipotesi di cospirazione, che vanno dalla nascita degli Stati Uniti all'arrivo degli alieni, e in cui ricorre il principio fondamentale degli Illuminati, la creazione di un nuovo ordine mondiale. Forse anche il gran miscuglio di informazione e disinformazione che oggi pervade i media fa parte di un piano più grande e inquietante. L'ordine degli Illuminati è stato bandito ufficialmente oltre 200 anni fa. Riesaminando attentamente i fatti accaduti fino a oggi, però, troviamo una preoccupante serie di coincidenze, le quali sembrano indicare che gli Illuminati sono ancora tra noi e che il loro potere, lontano dall'essersi indebolito, è ancora molto evidente. Per scoprire quanto di tutto ciò è vero e quanto è inventato, prima studieremo quello che la storia ci dice su quest'ordine misterioso, poi indagheremo su quanto è successo dopo l'eliminazione dell'ordine e infine trarremo le nostre conclusioni. Il 1 maggio 1776, Adam Weishaupt, un giovane professore di diritto canonico all'Università della Baviera, fonda l'Ordine dei Perfettibili, conosciuti anche come gli Illuminati. Anche se l'Ordine è influenzato dalle idee illuministiche dell'epoca, il suo nome è ispirato agli Alumbrados spagnoli e agli Illuminés francesi. Vecchie sette gnostiche che sostenevano la comunione tra uomo e Dio senza l'intermediazione della Chiesa. Inizialmente, gli obiettivi degli Illuminati sembrano del tutto inoffensivi e filantropici. Per stimolare umanità e socievolezza, sostieni la virtù quando è minacciata dal vizio. Per promuovere lo sviluppo delle persone meritevoli e favorire il profitto di quelle che sono prive di educazione. Adam Weishaupt. Sappiamo poco di Adam Weishaupt, ma era senza dubbio un uomo misterioso. Persino il suo nome nascondeva qualcosa. Adam Weishaupt in tedesco può essere spezzato così. Adam, il primo uomo. Weiss, conoscenza o saggezza. Haupt, comandante. Vale a dire il primo uomo che comanda la saggezza. Il nome definisce il suo ruolo nell'ordine che aveva stabilito e nel progetto inquietante che proponeva. Quindi, consapevolmente o meno, avrebbero contribuito al progetto degli Illuminati. Per il suo ordine, Adam Weishaupt adotta la rigida struttura gerarchica paramilitare dei gesuiti e la divide in 13 gradi. Il primo livello è il vivaio, con 4 gradi. Preparatorio, novizio, minervale, Illuminatus minor. Il secondo livello è la framassoneria, suddivisa in 2 ordini. Simbolico, con i gradi di apprendista, confratello e maestro, e scozzese, con i gradi di Illuminatus Major e Illuminatus Dirigens. Il terzo livello è quello dei misteri, suddiviso in 2 ordini. Misteri minori con i gradi di prete e reggente, e misteri maggiori con i gradi di magus, rex o areopagita. Stranamente, l'ordine aveva una struttura incompleta. C'erano molti minervali, ma nessuno raggiungeva i gradi più alti, che quindi esistevano solo idealmente. Così, Weishaupt si autoproclamò areopagita. Fino al 1780... Adam Weishaupt nasce nel 1748 a Ingolstadt, in Baviera, da genitori ebrei. Convertito al cattolicesimo, viene cresciuto ed educato dai gesuiti. Intellettuale precoce, diventa preside dell'Università Gesuita di diritto canonico di Ingolstadt all'età di 28 anni. Nonostante il suo evidente fervore religioso e il suo ardore cattolico, Adam Weishaupt è ossessionato dai riti degli Egizi e ha anche contatti regolari con i frammassoni, nemici storici della Chiesa cattolica. Come molti pensatori dell'epoca, ammira Jean-Jacques Rousseau, il quale sostiene che per natura l'uomo è nobile e libero e può essere governato senza lo Stato
o le istituzioni religiose. L'unica regola che va insegnata ai bambini è che non bisogna mai sottomettersi a nessuno. Jean-Jacques Rousseau. Gli Illuminati vennero creati all'interno della loggia massonica a cui apparteneva Weishaupt. All'epoca, la framassoneria era già una società segreta influente e la sua estrema segretezza e vicinanza alle autorità l'aveva trasformata nel terreno ideale per l'ordine di Weishaupt, che aveva iniziato a infiltrarvisi. I framassoni